Buongiorno, stamattina sono andata a fare il simulatore alla scuola guida e ora che Snapchat ha messo i filtri anche per questo verso, posso metterveli nel vlog e quindi se non mi seguite su Snap, questo è. Detto questo è il mio preferito, modestamente. Adesso torno a casa e vedo cosa fare, non lo so. Contate che oggi speravo di andare al cinema a vedere Animali Fantastici e dove trovarli, visto che non sono potuta andare questa settimana. Però non lo so, insomma, staremo a vedere cosa si proporrà durante questa giornata. Ok, sono tornata a casa. Tra l'altro volevo parlarvi di due cose che hanno a che fare col canale, cose che avete già visto. Il primo è un brand, cioè Neve Cosmetics, che praticamente credo ieri ha fatto uscire la nuova collezione. E io, ecco, mi ero tenuta il pacchetto perché ve l'ho fatto vedere su Snapchat, sempre riprendendo il pezzo di prima. Però volevo farvela vedere. Allora, la scatolina è tipo sempre più carina, cioè è una cosa bellissima. Ok, e il pacchetto è questo qua, forse si vede, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastello, tutte su toni del rosso e la cipria, che non so se conoscete Neve, ma la cipria più famosa in polvere si chiama Hollywood, e l'hanno fatta anche in mood compatto, e sinceramente mi trovo meglio con quelle compatte che quelle libere, ma vabbè, a parte quella di Laura Mercier, ormai sapete che è la mia top. La collezione, sinceramente non mi ricordo come si chiama. Ah, ok, forse c'è scritto qua. Drama Empire. Eccola qui, la trovate sul sito di Neve se vi interessa. Tutto molto diva hollywoodiana così. E vi faccio vedere cosa c'è. A parte la bustina che guardate che bella, eh. Allora, questa è la cipria che vi ho detto. Vedete il packaging è tipo quella della Flat Perfection, solo che si chiama Drama Matte. Ciao, guarda che mi viene sempre a leccare quando apri i pacchi. Sì, amore, sì. Ecco la cipria, come vedete è completamente bianca, come me. E queste sono le 6 pastello. Io ne ho già utilizzate due. Credo sia proprio questa, tra l'altro. Adesso ve le faccio vedere una per una. Senza swatch, naturalmente è una cosa molto così. È un rosso fucsia. Allora, non si leggerà mai, ma si chiama Motion. Poi c'è questo che è un color tipo mattone. Questo è quello che ho usato, mi piace un sacco. E si chiama Focus. Poi questo è proprio un fucsia e si chiama Idol, intanto coi peli di Gwenda bellissimi. Poi questo è un colore molto particolare, in realtà non è proprio come lo vedete dalla fotocamera, ma è tipo un color mauve, magenta, insomma questi colori così. Si chiama Flashback. Poi questo bronzo si chiama Cult e l'ultima è la mia preferita che è tipo un viola mezzo bordeaux, cioè non rendono per niente in videocamera, ma vabbè, si chiama Status. Ok, non si leggerà mai, ma vabbè. Quindi queste sono le cose di Neve. Poi mi è arrivata questa qui di Urban, che è la Full Spectrum. Anche questa l'ho fatta vedere su Instagram, Stories, su Instagram, su Snapchat, quindi seguitemi sempre se volete vedere le cose in anteprima. E poi vabbè, mi sono arrivate le Jewel Candle, ma quelle ve le farò vedere in un video, non in un vlog. E poi volevo parlarvi di un'applicazione che mi avete sentito nominare, se mi seguite da tanto tempo, naturalmente, in uno dei video precedenti. E questa applicazione si chiama Clue. Ed è questa applicazione qua, che vi ho fatto vedere anche nel What's My iPhone, l'ultima, quella rossa e bianca. È un'applicazione per il ciclo, quindi interessa molto a tutte noi ragazze che siamo in ascolto. Se avete mai scaricato questa applicazione, se non l'avete, vi lascio qua sotto il link per scaricarla perché io mi ci trovo benissimo. È praticamente un'applicazione fatta in questo modo, solo che adesso hanno aggiunto anche altre funzioni. E quindi ve le volevo un po' spiegare, visto che moltissimi avete questa applicazione e magari non sapete come si usano le funzioni nuove. La prima funzione che hanno aggiunto nuova è che si può praticamente condividere il proprio ciclo con un'altra persona. So che fa strano, ma è così. Vedete, qua c'è questa iconcina con due persone. L'andate a cliccare e praticamente potete aggiungere il ciclo di qualcun altro oppure, vedete, invita qualcuno a vedere il tuo ciclo. Magari, non lo so, volete condividere col vostro compagno, vostra madre, non lo so, così. Secondo me è utile, cioè perché magari qualcuno lo fa davvero, lo condivide tranquillamente. E questa è la funzione più importante, novità soprattutto. Poi le altre funzioni ve le ho spiegate meglio nel video dove spiego questa applicazione, che vi linko qua sotto se volete saperne di più. Però è davvero molto completa, cioè a me piace molto. E niente.
niente, quindi credo di avervi detto tutto quello che dovevo dirvi. Poi tra l'altro questi giorni mi stanno arrivando vari pacchi di una collaborazione che stanno tutti lì, li ho ammassati, perché volevo farvi un try on haul che non l'ho mai fatto, quindi volevo provare così a farlo. E solo che sto aspettando quest'ultimo pacco con le cose e non so quindi quando riesco a girarlo. Tra l'altro oggi anche volevo girare qualche video e credo che girerò i preferiti del mese, perché tanto più o meno siamo a fine mese, oggi è il 26, quindi ci sta. Tra l'altro oggi fa caldissimo, cioè si è passato da tipo 10 gradi a 18, che comunque è tanto, 8 gradi in più. Lì c'è Gwenda che gioca amabilmente nel prato, eccola lì. Cioè non mi si infischia proprio. Molto bene. Tra l'altro guardate quell'albero laggiù, ho fatto cascare tutte le foglie e volevo assolutamente farmi una foto molto stile autunnale, però cioè non è che mi vada proprio tanto. Più che altro perché laggiù magari c'è qualche cacchetta. Tra l'altro questa è la professionalità fatta persona, vabbè. Adesso mi metto, quindi mi sa a girare direttamente il video. Prima chiederò a mia madre di togliere la radio, come potete sentire c'è questa radio fantastica giù. Ciao piccolo, ciao. Tra l'altro mia sorella ha la porta chiusa perché sta studiando con Nayalino. Ma ragazzi, ma vogliamo parlare di questa cosa? Cioè scusate, io prendo e parlo così di discorsi, ma quanto mi mancano i 1D, non potete immaginarlo. Cioè ieri ero in macchina, io ho l'applicazione per la musica e poi ho quell'altra invece standard di iTunes dell'iPhone, no? E ho ritrovato tutto l'album, tutti gli album, anzi dei 1D. Mi sono mancati troppo. Cioè mi sono messa ad ascoltare What Makes You Beautiful, More Than This, che per chi non mi conoscesse, quindi non lo sa, io ho un tatuaggio qua dietro. Cioè come vedete io ho un po' di tatuaggi, e qua dietro al collo ho un tatuaggio dedicato ai 1D. Se adesso riesco vi poggio qui, ve lo faccio vedere. Quindi vediamo se si riesce a vedere. Questo qua, vedete, una stella con scritto More Than This, che è appunto una canzone dei 1D ed è la mia canzone preferita dei 1D. E quindi niente, volevo condividere con voi questa cosa perché sinceramente mi mancano da morire. Non lo so, scrivetemi qua sotto se vorreste tipo un video aggiornamento dove sono finiti One Direction, perché c'è chi sta facendo una cosa, chi un'altra, e mi farebbe piacere parlarvene perché abbiamo iniziato così, cioè fondamentalmente all'inizio parlavamo soltanto dei One Direction. E quindi volevo farvi semplicemente sapere che non me li sono scordati, cioè anzi, ci penso sempre, questo è il mio problema. Tra l'altro guardate cosa ho anche risicciato l'altro giorno. La collana che avevo preso allo store a Verona, quando c'era il concerto, quando c'è stato il primo concerto in Italia. Bellissima. Cioè io adoro sacco insieme a tutte le mie collane, che tra l'altro sono in disordine, mamma mia, non si sa quanto. Qui adesso giro il video e dopo ci riaggiorniamo. Speriamo oggi di andare al cinema. Spero davvero tanto. Ok, sto praticamente editando il primo pezzo del video che avete visto prima di questo, perché volevo vedere come venivano fondamentalmente le emoji qua di Snap. Vedete, ci ho messo anche l'account, così per chi non mi segue, questo computer va di una lentezza, per chi non mi segue poi può andarmi a seguire. Il vlog state vedendo anche il dietro le quinte, perché non mi sono ancora più che altro messa a girare il video. Volevo condividere con voi una cosa bellissima che sta succedendo nella mia vita e quella della mia amica, in particolare di una mia amica che mi farà zia, e voi non sapete di chi sto parlando, ma ne ho parlato con lei e aspetteremo, poi vi faremo sapere chi è la persona incriminata. Comunque nel mentre la saluto, se mai passasse a vedere questo video, ciao amichetta, ti mando un bacio. E niente, quindi in questo vlog vi ho detto troppe cose, cioè già saranno tipo, non lo so, i primi 14 minuti del vlog, già vi ho riempito di notizie. Comunque sappiate che il 2017 si prospetta un anno pieno di cambiamenti, pieno di cose belle, si spera che siano tutte belle, anche perché poi devo iniziare l'accademia di trucco, cioè insomma sono cose molto impegnative. Poi prenderò la patente perché, come sapete, vabbè, sto facendo le guide e tutto quanto, ma nel 2017 sicuramente l'avrò già. Sono cose molto 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 piene. Oh no, mi sa che vado a guidare con papà. Sì. Tra l'altro, ecco, altra cosa, quando io non ho tipo niente da fare, guido. E tra l'altro mia nonna si è fatta WhatsApp.
Ragazzi, cioè l'altro mio nonno già ce l'aveva, se l'è fatto anche l'altra nonna. E tipo, cioè ragazzi, gli ho detto inviami un messaggio vocale. E lei mi ha inviato un video. Mi ha inviato un video, poi è giunta ad arrivare al messaggio vocale. Quindi io ho scritto brava. Oh, aspettate, io ho scritto brava. Geniale, ragazze. Poi gli ho mandato un emoji e lei mi fa, ma cosa mi hai mandato? Cioè, io morta. Comunque mi ha detto che visto che io per fare le guide sto usando la sua macchina e poi diventerà la mia macchina. E quindi ogni giorno tipo mi dice se sta a casa, quando devo uscire, così io posso andare a fare le guide. In realtà sono tipo felicissima di come sta andando il percorso guida, perché anche oggi sono andata a fare il simulatore e la ragazza, di cui ho parlato anche nel video della patente, che saluto e ringrazio, mi ha detto che comunque non si aspettava che fossi così brava, nonostante io abbia fatto soltanto tre lezioni. Io perdo totalmente il conto delle lezioni. Allora, ho fatto due lezioni con l'istruttore. Comunque, con mio padre ne ho fatte più di quelle con l'istruttore. E comunque andiamo sempre in un piazzale, in un parcheggio, non andiamo mai sulla strada. E dopodomani invece ho la guida con l'istruttore e penso mi farà fare totalmente i 45 minuti della guida sulla strada. Però devo dire che più o meno mi ritrovo in quello che faccio, quindi questo è l'importante. Quindi adesso appunto andiamo a fare la guida. Vi porto con me. Chiederò a mio padre di riprendere qualcosa di quello che faccio, perché io di certo non mi metto a vloggare mentre sto guidando, se no alla fine, cioè ragazzi. Perché alcuni mi hanno detto, fai il vlog in macchina, eccetera. Cioè ragazzi, io mi metto a fare il vlog in macchina, famo l'incidente neanche al primo metro, al primo centimetro che partiamo. E quindi direi che magari faccio riprendere a lui. Poi comunque io quando avrò la macchina farò il vlog in macchina, ma da ferma. Cioè non vi aspettate. Oppure mi faccio riprendere da Desiree, insomma. Adesso vediamo. Ciao! Scusa, però così non c'è luce. Ah, così si vede. Vieni, saluta. Ciao! Ila, ti affido la mia macchinina, mi raccomando, i freni! Sì, i freni qua sono l'unica cosa che uso, quindi va bene così. Ma non troppo, ragazzi, perché sennò poi si consumano. Dov'è il suo telefono? Volevo farvi vedere là. Ah, eccolo qui. Eccolo ragazzi, non so neanche che modello sia. Sì, guardate lo sfondo. No, vabbè, ragazzi, mi sento male. Cioè, mi sento male. Hai imparato a usare questo telefono? No. No. Vabbè, però già che mi hai mandato il messaggio Ma vocale. vocale, è arrivato il messaggio Sì, è vocale? arrivato. Ma io non ci Allora, io ti Però prima volevo mi avevi mandato un video. E come un Eh video? sì, perché avevi premuto la macchinetta fotografica. Ho premuto Sì. senza accorgermi. Senza. Adesso vedi perché non mi veniva. Mo basta, ho parlato troppo. Non mi hai detto niente. Cosa? Prendiamo l'attrezzatura. Chiave, libretto. Allora, vi volevo far vedere. Questa è la macchina di mio padre. Vabbè, lui fa il tassista per chi non lo sapesse. E questa è la sua macchina molto tecnologica. E questa invece è quella di mia madre, molto tecnologica anche questa. Naturalmente vi copro la targa. E adesso vi faccio vedere la mia futura macchinina. Ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1. Tan 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 tan. Che carina che è. E poi, rullo di tamburi, la mia pi. Ecco, facciamo vedere com'è dentro. Ecco qui. Ciao, sto guidando. Nel parcheggio senza troppi ostacoli. In questo modo non ammazziamo nessuno. Ma sviluppiamo la guida. Cambio. Oggi ci concentriamo a girare, perché la ragazza mi ha detto che metto male il volante e non si può, perché sennò l'esame ti steccano. Ok, so che fa strano, ma è vero. Riprendi cosa si vede dalla macchina. Magari scopri che non stai riprendendo. Che è successo? Si sta spegnendo.
La giornata ha avuto il riscontro. Ah, ha avuto il risvolto. Che riscontro? Castel Romano. Siamo qui in macchina. Mia madre, Giorgia. Siamo stati questo tempo con mia cugina, i suoi due figli e il piccolo Gabriel. E adesso stiamo andando. E niente. Quindi questo. C'ho un pelo sulla macchinetta, mi dà un urto. E ci vediamo dopo. Dico tu di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parlano di te che non hai regole, la gente giudica e non sa neanche lei perché. Eccoci qui, siamo a Castel Romano, abbiamo comprato scarpe per Giorgio. Niente, qui le luci di Natale, ragazzi, gli alberelli. Io infatti mi sono comprata un pigiama, dopo ve lo faccio vedere. Ragazzi, il Natale è arrivato! Guardate, non è bellissimo? Mi sento realizzata! Ora vi faccio vedere anche i pantaloni, sono bellissimi! A parte le ciabattine proprio Tunes, ma guardate quanto sono belli! Cioè, prende, sono tutta rossa! Voglio dire! Come fare felice una persona con solo 20 euro? Fatto! E adesso mi metto a editare il pezzo del vlog prima dalla quale ero rimasta. Poi rimango così. Come vedete sono a casa dove ci eravamo lasciati, però mi sono struccata e mi sono cambiata perché quel pigiama era un po' troppo leggerino, quindi ho messo questa felpa qua nera e vabbè il pigiama sotto. Mi sa che oggi mi sono proprio raffreddata definitivamente, perché almeno una all'anno me deve beccare. Comunque sia, mi era venuta in mente questa cosa, perché le serie TV che sto vedendo sono tutte finite, cioè si rinnoveranno poi di settimana in settimana, però non ci sono più puntate che posso vederne tipo 5-6 al giorno, no? E quindi volevo chiedervi, visto che sono sicura che ci sarà qualche appassionato di serie TV come me tra di voi, sicuramente almeno il 20%, e quindi volevo chiedervi di scrivermi gentilmente, se avete tempo, se vi va, di scrivere qua sotto nei commenti alcune serie che naturalmente vi piacciono o che conoscendo me mi consigliereste. All'inizio vedo quale effettivamente mi piace e poi così vi faccio sapere bene. Mi ricordo chi me l'ha dette e poi le ringrazio. Quindi fatemi questo favore. E per adesso, cioè il vlog si conclude qui, anche perché stasera non c'è niente, mi vedrò magari un film su Alt Definition, no, non lo so. E adesso vedremo un attimo, così finisco questa clip e la monto nel vlog che ho già montato. E vi ringrazio tanto per aver seguito questo vlog della mia prima guida con voi. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo.